spazio alla nostra rubrica Medicina Regione Lazio, lieta di doverlo fare insieme alla dottoressa Edith Eleonora Micuzzi, psicologa psicoterapeuta, alla quale do il benvenuto. Buonasera dottoressa, benvenuta. Benvenuta qui ai microfoni della nostra rubrica Medicina Regione Lazio. Lei in qualità di psicologo psicoterapeuta, dottoressa, questa sera affronteremo l'argomento del sostegno oncologico e familiare. Prima di introdurci nel vivo dell'intervista, dottoressa, ecco, mi piacerebbe che lei potesse farci una sua presentazione, o meglio, ecco, anche metterci a conoscenza del suo percorso professionale. Allora, io nasco appunto come psicologa psico-oncologa perché dal 2004, quando ho iniziato a intraprendere il percorso di studi nella psicologia, sono entrata all'interno del Policlinico Agostino Gemelli, dove mi sono formata. Quindi ho fatto la scuola di specializzazione proprio in questa linea, quindi nell'approccio ai pazienti psico-oncologici, tirocini e formazioni, perfezionamenti in questo ambito. Poi crescendo ovviamente ho ampliato anche le mie conoscenze, perché come tutti sanno, insomma, l'esperienza ci porta anche a perfezionarci, quindi ho sviluppato un approccio diverso con quello che poteva essere anche l'intervento e la cura nel paziente oncologico, studiando la tecnica dell'MDR, che è una tecnica che viene utilizzata proprio nell'ambito dei traumi importanti, una tecnica cognitiva che è molto funzionale proprio rispetto alla risoluzione di un trauma, piuttosto che non anche lo studio di tecniche di rilassamento come il training autogeno e le visualizzazioni creative, e in ultimo l'ipnosi. Quindi ecco, ci sono state, mi sta facendo capire dottoressa, anche delle evoluzioni in questo campo. Sì, perché comunque nel momento in cui, poi ognuno ovviamente, ogni professionista sceglie, no? Certo. Quello che si sente più per sé, ma anche nell'esperienza. Io nella mia esperienza, lavorando con questa tipologia di paziente, mi sono resa conto che non con tutti i pazienti era funzionale un approccio di tipo psicodinamico classico, quindi attraverso il colloquio e basta. Serviva qualcosa di più. Sì, con molti pazienti servivano delle tecniche che potessero farli aprire in modo più spontaneo e meno difeso, ovviamente. Ecco, dottoressa, soffermandoci proprio su questo, quindi ecco, quali sono appunto gli stati emotivi, no? Che appunto quando si viene a conoscenza appunto di una malattia grave, per quanto riguarda il paziente, ma anche naturalmente parliamo di chi sta vicino lui, quindi la propria famiglia. Certo, allora in tutte le situazioni di trauma, in particolar modo in quella che riguarda la malattia oncologica, il primo impatto ovviamente è quello dello shock. Nel momento in cui viene effettuata la diagnosi, avviene all'interno del paziente un blocco di quello che può essere comunque il processo di pensiero e della vita, perché non si ha più quell'idea di continuità, nel senso che da in quel momento in poi tutta la vita cambia, c'è una priorità diversa che non è stata scelta e che condizionerà la vita. Quindi c'è bisogno di un appunto supporto psicologico, in cosa consiste, dottoressa? Assolutamente, il supporto psicologico consiste appunto nell'aiutare il paziente in questa prima fase, tant'è che il trauma più grande del paziente quando entra in un percorso di psicoterapia è proprio quello di il ricordo di come è stata effettuata la diagnosi, cioè di come è stata comunicata poi, no? E le reazioni anche dei familiari, perché ovviamente il paziente, a seconda ovviamente del carattere che può avere piuttosto che non dell'età. Certo, poi ogni soggetto è a sé, quindi. Esattamente, però diciamo che le prime reazioni sono quelle appunto dello shock, seguito poi dalla paura, dalla forte angoscia, dalla tristezza. A volte il senso di colpa, magari se si è trascurati o comunque non si è voluti vedere che ci poteva essere qualcosa. Certo. E la stessa cosa ovviamente, la preoccupazione poi per i familiari. Per il futuro. Esattamente. Però una terapia, dottoressa, comunque ecco, è molto importante per comunque vivere al meglio, insomma, questa malattia, sia per il paziente ovviamente, per chi sta vicino lui. Sì, soprattutto perché affrontare una tematica del genere è difficile proprio nel contesto relazionale e sociale quotidiano. Quando si parla di tumore, soprattutto nella società in cui viviamo adesso, che è abbastanza se ne sente parlare anche tanto ad oggi, purtroppo. Ma c'è un conflitto molto forte, perché la malattia oncologica si sta sviluppando tantissimo, quindi è all'ordine del giorno. Contestualmente la nostra società ci dice che dobbiamo pensare solo alle cose belle e alle cose leggere. Quindi le persone che si trovano a contatto con la malattia, i familiari piuttosto che non il paziente stesso, non hanno proprio nessuno con cui poterne parlare, perché il malato, ovviamente parlandone con i familiari, li angoscia. Certo, e non viceversa. Vuole, esattamente, e gli amici e i conoscenti non sanno proprio come relazionarsi. Rispetto a questo c'è molta ignoranza, purtroppo. Certo, immagino, dottoressa. Una mia anche curiosità, se posso, dottoressa, ecco, è bene appunto ecco, affrontare la malattia a 360 gradi con il paziente, o alcune volte è meglio nasconderla?
Allora, i pazienti lo sanno, noi sappiamo quando c'è qualcosa che non va, quindi non è tanto cosa dire, ma come viene detto. Come dire. Cioè l'importanza della comunicazione, di come questa viene fatta è fondamentale. Se il paziente si sente accolto, se sente che può fare la stessa domanda 100 volte, perché molto spesso il medico può capitare che si spazientisce perché pensa che il paziente non voglia credere a quello che sta dicendo. In realtà quando ci viene data una comunicazione negativa che non siamo pronti a sentire, si crea proprio un blocco mentale, per cui noi non sentiamo l'informazione. Quindi avere una dall'altra parte qualcuno che abbia la sensibilità di rassicurare il paziente sicuramente rende la situazione più accettabile e facile da gestire. Penso che importante sia anche, ecco, l'approccio dei familiari, che debbano avere appunto verso il proprio caro che purtroppo, ecco, sta male. Anzi, dottoressa, ecco, se ne vuole approfittare proprio per mandare un messaggio diretto, ecco, come comportarsi, perché penso che comunque chi sia vicino, ripeto, abbia un compito fondamentale. Certo, sicuramente bisogna essere tolleranti nei confronti del paziente che vive comunque questa angoscia e rendersi anche conto di quando è il momento di accogliere anche gli stati d'animo, per quanto possano essere terrorizzanti, nel senso, in caso di pazienti terminali a un certo punto bisogna anche assecondare purtroppo il desiderio del paziente di non intervenire più anche con delle terapie se effettivamente non c'è niente da fare. Questo è un aspetto molto complicato, perché ovviamente nessuno vorrebbe lasciare andare il parente o la persona cara. È un compito veramente difficile, però sì, altrettanto comunque molto importante, quindi da gestire, quindi bisogna farsi forza. Lo so che al di fuori parlarne è facile, effettivamente è il momento di stare vicino piuttosto che combattere, perché poi gli ultimi momenti sono quelli più importanti. Bene, allora dottoressa, come, ecco, ci anticipava, insomma, ci sono varie tecniche, no? Sì. Per seguire, ecco, una terapia, poi che va, come ci spiegava, naturalmente in base al soggetto che abbiamo davanti, insomma la cosa cambia se parliamo ovviamente di un bambino, di una persona anziana, di un giovane, insomma, quindi immagino che è anche, insomma, un pochino difficile rispondermi a questa domanda, però ecco, magari se ci può fare magari un quadro, ecco, generico, no? Delle... Certo, allora diciamo che l'approccio che utilizzo io è sempre quello iniziale della psicoterapia classica, quindi il colloquio clinico, che serve appunto a consentire inizialmente il paziente di sfogarsi o comunque di portare le argomentazioni che per lui sono importanti, sia che riguardino la malattia o anche altri elementi, perché comunque ci sta comunicando qualcosa. Successivamente mi piace lavorare appunto con la tecnica dell'MDR, mm-hmm, perché crea riesce ad aiutare il paziente ad affrontare meglio il momento traumatico. Cioè la tecnica dell'MDR appunto lavora su degli aspetti cognitivi con una stimolazione appunto bilaterale degli occhi, che crea una dissociazione tra quello che è il ricordo della comunicazione, quindi del momento traumatico, certo, e le emozioni provate. Quindi mm-hmm, consente al paziente di ricordare il trauma vissuto senza gli aspetti emotivi. Quindi riesce ad affrontarlo e va a rielaborare quell'informazione puntando l'attenzione prevalentemente su ciò che di positivo c'era intorno a lui in quel momento, piuttosto che non focalizzarsi sempre e comunque sull'informazione negativa. Questa è una tecnica fantastica, perché viene utilizzata non solo ovviamente nell'ambito dell'oncologia, ma in qualunque trauma o comunque qualunque situazione che possa essere identificata come stressante. Certo. Quindi dalle situazioni con terremotati, per esempio, grandi incidenti, ma persone anche che abbiano appunto, ecco, vissuto un momento traumatico della vita, quella che può essere, ecco, magari anche, ecco, ma anche magari nelle separazioni, cioè nel senso adesso ovviamente... rivolta anche ai bambini che vivono comunque la separazione di un genitore. Beh, esatto, gli argomenti da trattare, dottoressa, penso che ce ne siano molti. Tanti, sì. Io quindi, ecco, ne approfitto per poterla rinvitare, se ne ha piacere, volentieri, a tornare qui ai nostri microfoni per appunto con la rubrica Medicina Regione Lazio, in maniera da poter affrontare anche un altro tema, ecco, magari anche parlare di stress, attacchi di panico, che insomma, certo, sono comunque comuni, no? A chi più chi meno, sì, purtroppo è l'ordine del giorno. Siamo tutti. Sì. Allora, dottoressa, se ne è d'accordo, vorrei comunicare i suoi riferimenti. Grazie. Di studio e naturalmente anche i suoi contatti social. Allora, la dottoressa Edith Eleonora Mincuzzi, psicologa psicoterapeuta, e presta studio in via Paolo Emilio numero 7, zona Prati, Roma. È possibile contattarla al recapito telefonico 346 210 5787. Sì. Ok, lo ripetiamo, 346 210 5787.
è possibile visitare la pagina Facebook Edith Mincuzzi. Vi invito ovviamente a cliccare un like in maniera da rimanere sempre aggiornati. Cosa possiamo trovare nella sua pagina, dottoressa? Ma attualmente ci sono gli aggiornamenti, perché è una fase in, cioè una pagina in fase di sviluppo, quindi la stiamo lavorando. Ci saranno sicuramente gli eventi che farò, promozioni anche rispetto a nuovi approcci terapeutici, o comunque insomma nuove promozioni che faccio, perché comunque mi piace, ritengo che la psicoterapia deve essere funzionale alla portata di tutti, quindi chi ne ha bisogno è giusto che ne possa usufruire. E quindi ogni tanto faccio delle promozioni per chi appunto... Anche per portare delle informazioni, perché purtroppo ritengo, seminari, questo un pochino in tutti i campi, l'informazione manca sempre, quindi è bene comunque tenere informati, insomma, è per tutti, come dice lei. Benissimo, allora, sito web www.psicologaedithmincunzi.it, lo stesso vi invito a visitare il sito della dottoressa. È possibile anche far visita alle storie, al profilo Instagram Psicologa Edith Mincuzzi. E per le prime informazioni scriviamo ad info@psicologaedithmincuzzi.it. Spero di non aver dimenticato nulla, dottoressa, in merito a quelli che sono i suoi contatti. No, mi sembra che ci sia tutto, anzi. anche tanto, sì. Benissimo, sicuramente. Basta inserire non... il nome, cioè, compaio tutte le parti. Non sarà, appunto, ecco, sarà sicuramente, non sarà difficile, appunto, recapitarla. Benissimo, se prima di chiudere, a piacere, ecco, a poter aggiungere un'ultima cosa, a poter magari mandare, ecco, un messaggio, anche rivolto, soprattutto, ripeto, sempre alle famiglie dei pazienti, ecco, che devono sostenere in un momento particolare della vita il proprio caro. Allora, io credo che il paziente, per riuscire a sostenere il proprio caro, debba essere sostenuto a sua volta. Quindi io invito tutte le persone che hanno un parente che vive questa situazione di farsi aiutare, perché a volte non si ritaglia lo spazio per se stessi pensando di dover dare all'altro, e non ci rendiamo conto che se non ci ritagliamo un piccolo spazio per noi, dove rigenerarci, dove poter veramente piangere e esprimere le nostre paure, difficilmente possiamo essere d'aiuto a chi ci sta vicino. Benissimo, sagge le sue parole, spero che siano arrivati nel cuore degli ascoltatori, di chi avrà modo ovviamente di poter vedere questa nostra intervista sui canali social. Dottoressa Edith Eleonora Mincuzzi, la ringrazio e le auguro una buona serata. Altrettanto, grazie.